Ben ritrovati a una nuova puntata di 4 chiacchiere con una puntata straordinaria, o meglio trasmessa in via straordinaria, visto il periodo della pausa estiva, perché c'è la notizia e la notizia è stata annunciata dal consigliere Fabrizio Bertot durante l'ultima seduta di consiglio comunale. Fabrizio Bertot, qui con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, La buongiorno e grazie a chi ci ascolta, nonostante il Grazie. caldo. La notizia è che la Corte dei Conti ha emesso la sentenza e ha dichiarato che Fabrizio Bertot, nel periodo in cui era sindaco, per la questione di Evalolo Futura, non ha recato alcun danno erariale al comune. Esatto, beh, innanzitutto mi preme sottolineare perché a volte molta confusione. I procedimenti presso la Corte dei Conti non hanno carattere penale, non hanno nemmeno carattere civile, è un procedimento di tipo contabile che giustamente va ad appurare se ci sono stati, peraltro anche in buona fede, degli errori. A volte interviene anche a seguito di danni determinati da reati penali, però successivamente ad eventuali condanni. In questo caso era una indagine fatta su aspetti squisitamente contabili, senza alcun rilievo penale né per me né per chiunque altro dell'amministrazione o della macchina amministrativa. Certo, ecco, questa è una questione che ha veramente penalizzato, se vogliamo dire, l'ha veramente penalizzata durante questi anni perché tutti l'hanno data addosso con questa cosa. Vogliamo raccontarla un attimo per chi non l'avesse seguita tra i vari varesi Sì, o si fosse ma dimenticato qualcosa, no, giusto molto per. semplice. Parliamo di fatti legati al 2006-2007, quando il comune di Rivarolo, attraverso una municipalizzata, aveva fatto un leasing per acquisire un teatro, centro fieristico e quant'altro. Un'operazione che era legata ad un impegno da parte dei ASA. E poi venuto meno ASA a seguito della procedura fallimentare che l'ha coinvolta, chiaramente sono mancate le risorse, un leasing non è stato pagato e in teoria tutto si sarebbe dovuto chiudere lì, al massimo il comune avrebbe potuto eventualmente trattare per acquisire a un prezzo evidentemente di favore la parte che più ci interessava, che era quella del teatro, che era la trattativa che io effettivamente avrei voluto condurre. Dopodiché la banca ha tirato fuori un documento dichiarandolo a mia firma che è stato fatto passare come se fosse stata una sorta di garanzia da parte del comune sul prestito erogato a Rivarolo Futura, che era una partecipata del comune. Per farla breve, quando poi finalmente sono riuscito a vedere tutte le carte, c'era un documento effettivamente simile, che però era d'uso interno del comune, quello prodotto dalla banca era una copia malfatta, nel senso che si vedeva che non era nemmeno la stessa carta intestata, e poi su quello c'è stato un procedimento presso il Tribunale di Bologna, anche un po' anomalo. Inizialmente il Tribunale ha dato ragione, alla banca, poi ad un appello, in appello stava dando ragione al comune, peraltro era stato anche sospeso il decreto ingiuntivo, quindi insomma c'erano tutte le carte in regola per ribaltare. Poi c'è stata una transazione piuttosto anomala sulla cifra e poi alla base di tutto c'è stata questa indagine da parte della Corte dei Conti che ha comunque deciso che la mia amministrazione e quella firma peraltro riprodotta appunto non è imputabile al sottoscritto e insomma la vicenda si è chiusa con nulla di fatto nei miei confronti, ecco. Certo, sì, la Corte dei Conti ha dichiarato appunto che questa famosa lettera di patronage, che era agli atti della banca, in realtà non era un documento originale Sì, non è firmato mai stata trasmessa alla e non è mai banca, stata trasmessa esatto. dall'amministrazione comunale. E poi ha storto anche un po' il naso, quindi sulla transazione, sul fatto che il Sì. comune abbia messo parte dei soldi. Sì, quello è un fatto decisamente anomalo. Adesso i fatti riguardanti appunto questa presunta lettera e quant'altro, ripeto, poi i sindaci passano la loro giornata a firmare, quindi ripeto, ma sono fatti risalenti appunto al 2008-2009. Ma invece la transazione, cioè il momento in cui il comune ha materialmente erogato dei soldi, è
è del 2018, quindi quando c'era un sindaco che ha fatto una scelta, quella scelta è stata quella di utilizzare dei fondi comunali per chiudere la vicenda, ignorando secondo me tutta una serie di alternative che avrebbe potuto avere, perché il comune aveva di fronte a sé la possibilità innanzitutto di, come aveva inizialmente fatto, difendersi in secondo grado in appello e vincere la causa e chiudere la partita, come sembrava orientato a fare. Oppure aveva la possibilità di fare una trattativa diversa, che era quella che in fin dei conti io stavo iniziando, cioè quella di dire all'istituto di credito: tu ti tieni l'immobile, io me ne prendo un pezzo, nello specifico il teatro. Io ci tenevo molto che Rivarolo avesse il teatro e non perdonerò mai all'amministrazione attuale di averlo perso, ma è ancora lì, quindi secondo me la partita si può ancora giocare. E quindi dicevo, si poteva fare una transazione attraverso la quale il comune magari pagava qualcosa e si comprava il teatro. In fin dei conti il comune non aveva mai tirato fuori niente nell'ambito di tutta la vicenda, quindi ci poteva benissimo stare. Oppure si poteva transare in maniera diversa. C'era un ventaglio di alternative. Sinceramente non ho capito a che titolo il comune abbia tirato fuori dei soldi, ma per due ragioni. Innanzitutto perché se li ha tirati fuori come garante, beh, come minimo avrebbe dovuto, secondo me, riservarsi il diritto di rivalersi sull'effettivo debitore, quindi sulla municipalizzata. Oppure avrebbe potuto finanziare la municipalizzata, che sarebbe stata un'operazione perfettamente regolare per poter andare avanti con l'easing e concludere l'operazione. E poi, ed è la cosa che più ancora mi turba, ma se il debitore era la municipalizzata, ma perché hai tirato fuori dei soldi da parte del comune se i soldi nella municipalizzata c'erano? Perché comunque i finanziamenti erano arrivati in parte alla municipalizzata per chiudere almeno quanto era stato concordato con la banca in fase di transazione. Quindi devo dire, una chiusura anomala che sembra, questa è la mia assolutamente opinione di parte, sembra quasi disegnata apposta per voler creare le condizioni per far figurare un danno rispetto all'economicità e alle casse del comune da imputare eventualmente al sottoscritto. Ecco, al sottoscritto non è imputabile e quindi penso che per quello che mi riguarda la vicenda è chiusa. Certo, anche perché l'amministrazione comunale aveva chiesto anche un danno di immagine Sì, c'è stata non molta indifferente. speculazione. Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative, quelle dove ci hanno visto anche confrontarci direttamente, diciamo che un annetto prima c'è stata molta pressione da parte dell'amministrazione sulla vicenda, perché evidentemente cercavano, qualche elemento per, in parte l'hanno anche trovato da un punto di vista mediatico, qualche elemento per mettermi in cattiva luce nei confronti dei cittadini, ma ricordo le lettere che ho ricevuto. Addirittura mi si chiedeva addirittura il danno d'immagine, peraltro per un procedimento di tipo civile, perché in quel momento era una causa civile, come ce ne sono, possono essere tanti, tra un istituto di credito e un ente pubblico. Peraltro mi ha fatto sorridere il sindaco che dice: noi non abbiamo mai fatto pressione presso la Corte dei Conti. Falso, bugia. Perché io ho ricevuto una lettera con la quale mi si diceva: adesso ci devi rimborsare le spese legali, ci devi dire di rimborsare quello che abbiamo dato all'istituto di credito, ci aggiungi i danni d'immagine, peraltro per 70.000 euro, Eh quindi sì, appunto, nemmeno non una cifra una piccola. piccola cifra, e se non lo fai entro un mese noi faremo pressione presso la Corte dei Conti. Io non ho mai risposto a quella lettera, quindi quantomeno se non ha fatto pressione ha minacciato di farle. Ma questo, ripeto, dipende anche un po' dal carattere delle persone. Io ho taciuto e taccio fino a che appunto non c'è una sentenza scritta. Adesso c'è una sentenza scritta, ma soprattutto ci sono tutta una serie di atti collegati a quella sentenza che dicono chiaramente che le cose non si sono svolte secondo quanto descritto dalla sentenza e da quanto emerge dalle carte in maniera, diciamo, limpida e trasparente, o quantomeno non troppo nell'interesse del comune. Che cosa prevede? Che la questione sia chiusa qui o che avrà comunque ancora qualche strascico? Ma io, per quello che mi riguarda, è chiusa qui. Per quanto riguarda la coscienza del sindaco, non lo so. Per quanto riguarda gli enti di controllo e gli organismi giudiziari, non sono No, certo io certo. a doverlo dire. Ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni, quindi no, dal mio punto di vista non
Non ho nulla da rivendicare se non il fatto che sono convinto che se si fosse gestita diversamente la vicenda, Rivarolo avrebbe avuto ancora un teatro e capisco che probabilmente dire che comunque era il teatro che ha fatto l'amministrazione di Bertotta, qualcuno fa venire l'orticaria, ma non è così che si amministra. Cioè, io parto dal presupposto, come quando avevo fatto le rotonde, non avevo nascosto il fatto che c'era uno studio preliminare fatto dall'amministrazione precedente. Quindi voglio dire, ogni amministrazione deve costruire sulla base di quello che ha fatto quella precedente. Lui ha un modo di pensare evidentemente diverso. Ripeto, il rammarico è che con l'amministrazione Bertotti il teatro c'era e con l'amministrazione successiva il teatro non c'è più. Però comunque, come ha detto durante il Consiglio Comunale, che l'ha annunciato per senso di giustizia, non per fare polemiche, ma perché finalmente viene riabilitata l'immagine dopo tutto quello che si è detto. Sì, soprattutto perché appunto c'è stato un accanimento mediatico, soprattutto giocando sul fatto, e ci tengo a ripeterlo, che ci fosse una richiesta danni nei miei confronti, anche degli atti poco simpatici da parte dell'amministrazione, addirittura hanno dovuto revocare una delibera con la quale chiedevano addirittura il pignoramento dei miei beni personali a titolo cautelativo. Ora, tutti, diciamo, provvedimenti che si prendono sicuramente in altri ambiti rispetto ad altre fattispecie. Qui, ripeto, né da parte mia, ma nemmeno da parte di questa amministrazione si configuravano dei reati. Nessuno ha mai Certo. messo in dubbio che ci fosse la massima onestà, di intervento e che tutto ciò si potesse parlare di, errori di tipo formale e comunque non dettati da malafede o da interesse privato. Quindi siamo completamente un'altra fattispecie, ma le dinamiche della comunicazione, spesso incentivate da questa amministrazione, facevano spesso pensare ad altro. Bene. E qualcosa da aggiungere sulla vicenda? No, assolutamente no, siamo ad agosto, quindi la cosa migliore penso sia augurare buone vacanze a tutti, anche all'amministrazione, chissà che magari le vacanze non gli rilassino un pochettino la mente, non gli faccia venire qualche idea e che si veda finalmente qualche opera dell'amministrazione Rostagno. Grazie, allora buone vacanze e vi lasciamo con le immagini del Consiglio Comunale di Rivarolo dell'altro giorno, quindi proprio sul punto relativo alla questione di cui abbiamo appena parlato. Continuate a seguirci, buone vacanze. Visto che nominiamo un nuovo revisore dei conti, vorrei fare una comunicazione al nuovo revisore dei conti. Perché i suoi predecessori, penso anche in merito ad una serie di delibere fatte da questa amministrazione, spesso si sono concentrati su una presunta vicenda che è stata molto strumentalizzata dall'amministrazione. Molti organi di stampa vengono riproposti attraverso i social in merito a un presunto danno erariale che poteva coinvolgere il sottoscritto. Ricordo anche le prese di posizioni forti dell'amministrazione comunale, le segnalazioni della Corte dei Conti, le pressioni, addirittura le lettere con le quali si chiedeva al sottoscritto il danno di immagine per una vicenda che riguardava, peraltro, una transazione che è stata fatta poi alla fine da quell'amministrazione. Io ho avuto modo di vedere i documenti e penso sia noto il fatto che io sia stato convocato dalla Corte dei Conti. E io vorrei che questa amministrazione, nei confronti di quel presunto danno erariale, abbia nei confronti dell'evento la stessa attenzione che ha avuto negli anni dietro, quando qualcuno presupponeva che ci potesse essere una mia responsabilità. Perché vede, Sindaco, la Corte dei Conti ha deciso e proprio ieri ha dichiarato che il sottoscritto non c'entra nulla. Peraltro, sarà poi notificata, invece di chiedere danni al sottoscritto, sarà il Comune di Rivarolo a dover darmi anche un risarcimento per il disturbo di Villerba, al quale comunque dico già che rinuncerò. Però, sì, vi invito veramente, visto che anche il precedente revisore Conte, valutare con attenzione il fatto che si fa riferimento alla sua transazione.
E mi auguro che, facendo la serietà del segretario, si vada a fondo anche su quella della stazione, perché a giudicare dal dispositivo della Corte dei Conti si dice che non è di poco, non di poco momento la considerazione che la transazione sia intervenuta allorquando proposto in appello, contestava la validità di Piaggio, cioè quando c'era stata una sospensiva. Ci sono dei dubbi su quella transazione. Io ho avuto modo di vedere le carte. Ora, visto che è una vicenda che ha tenuto animato il dibattito politico, c'è anche un appello agli organi di Stato. Perdono, non ho firmato nessuna lettera di patronaggio. Chi l'ha firmato? C'è stata una falsificazione. E peraltro, però faccio. Ma d'altra parte penso che il sindaco sta parlando super facile dire è colpa del sindaco, no? Qualunque cosa, adesso c'è un dibattito in corso, no, lo dico chiaramente. Però c'è stata una situazione anomala sulla quale spero che si faccia un po' di riflessione, perché il comune di Rivarolo dice, la Corte dei Conti, come accennato peraltro la transazione non fornisce alcuna indicazione rispetto ai criteri di ripartizione, ragione per cui non vi è alcun fondamento alla motivazione che porrebbe a carico del comune la somma che nella ricostruzione costituirebbe il dato erariale diretto imputabile. Dico questo perché cercare un po' di chiarezza, perché è facile, addirittura l'altro giorno sui social, a fronte della immonda scelta di quasi raddoppiare la Tari, cioè produce una valore ancora magari danni dell'amministrazione. No, lo dice la Corte dei Conti, il danno è stato fatto nel 2018 e per tutto c'è pronto. Mi chiedo perché è stato notificato a me, cosa vuole che le dico? Dopodiché, però, le ha arrivato anche quello precedente, quando sono venuti a prendere la documentazione. Ma non è il fatto che non sia arrivata, non cambia la sostanza. Ma mi piace fare chiarezza per spiegare semplicemente, lo dico soprattutto a chi ha speculato molto su questa vicenda, però anche per una cifra, devo dire, alla fine contenuta rispetto al, diciamo, al bilancio comunale, quindi non certo da giustificare l'aumento della Tari o cose di questo genere. Penso sia una cifra più o meno circa il costo della giunta della sua giunta. Ma mi preme sottolineare perché anche per gli attacchi mediatici subiti su questa vicenda, il sindaco sa cosa vuol dire avere la vita avvelenata da determinate vicende, no? È giusto che io faccia questa comunicazione, è giusto anche che faccia una segnalazione con il segretario, perché io non ho mai capito, e l'ho visto dagli atti, che ho avuto modo di consultare soltanto in sede di messa a disposizione da parte della Corte dei Conti quella transazione. A che titolo il Comune ha tirato fuori dei soldi, peraltro senza riservarsi il diritto di rivalsa nei confronti del debitore, che era allora Rivarolo Futuro. Anche per un dettaglio, così lo dico anche agli organi di Stato perché è negli atti, quindi non sto dicendo nulla che non sia negli atti del procedimento della Corte dei Conti. Lei ha chiuso un accordo intorno, dico la cifra a caso, più o meno, intorno ai 500.000 euro, scegliendo di tirarne fuori 200 dalle casse del Comune, gli altri 300 li metteva Rivarolo Futuro, che era il soggetto debitore. Peccato che lo stesso giorno, sul conto corrente di Rivarolo Futuro, ci fossero 600. E quindi non si spiega perché i soldi sono usciti dal comune quando poteva benissimo in seguito di quella trattativa che erano fuori sotto le luci. Ma mi auguro che il prossimo provvisore colga anche questo messaggio e che questa amministrazione ponga un faro, attenzione, sul prato dell'amministrazione precedente, perché c'è stato molto accadimento. Ricordo una delibera che ha detto il dottor Roca, addirittura qualcuno prospettava, cioè una delibera addirittura con la quale si è dato l'incarico ad un legale di agire in via cautelativa nei confronti di miei beni personali. Credete, ho passato degli anni a star zitto su questa vicenda, ma perché sono andato a parlare
ci sono le mie firme, è normale, ero sindaco, penso che il sindaco possa testimoniare, passiamo la vita a firmare durante la nostra giornata, quindi è normalissimo. Dopodiché mi sembra strano, tutto come si sta facendo la vicenda, ripeto, precisamente anni indietro, è dubbio che si imputa anche da questa organizzazione relativamente al fatto che una lettera falsa sia arrivata da dove non doveva arrivare e non si capisce nemmeno bene cosa sia successo, ma non entro nel merito. Entro nel merito che la Corte dei Conti dice chiaramente che il danno erariale, allora si imputa questione di danno erariale, comunque ha origine nel 2018 a seguito della trattativa e non è riconducibile. Non lo dico perché in questo punto nessuno risponde al danno erariale, lo dico per tranquillità anche di questa amministrazione, ma vorrei fosse chiaro che quella vicenda che ha alimentato, penso che i giornalisti sappiano di cui sto parlando, perché sono stati scritti chilometri di inchiostro, che è l'amministrazione per tutti, danni erariali e economici a questa amministrazione non ne fa, sicuramente abbiamo fatto un sacco di errori. Questo è dubbio, ma almeno quello non può essere scritto, lo dice nello studiato la Corte dei Conti. Mi auguro che anche gli organi di stampa, che tanto hanno scritto in merito alla vicenda che ha animato anche tutta la campagna elettorale precedente, non la nostra campagna elettorale. Ricordo benissimo che sulla vicenda il sindaco non è entrato, non ci siamo mai confrontati sul tema perché avevamo capito che era un argomento di campagna elettorale. Ricordo che con piacere una campagna elettorale giocata sul filo della correttezza, questo lo riconosco da sindaco, però non vediamo che tanta strumentalizzazione su quella vicenda è stata fatta, e così non dico con soddisfazione, lo dico con senso della giustizia, lo dice la Corte dei Conti, che l'amministrazione per conto, almeno per la parola che non l'ha fatto. Grazie Consigliere per il